Beh, sì, da un certo punto di vista sì, forse da un'ottica differente. Diciamo, io ho preso un colpo d'arma da fuoco su una gamba, lui l'ha preso sul collo, quindi insomma poi è stato mortale. Però ecco, diciamo che No, in però Italia parlavo delle rapine, di quello che aveva fatto delle prima. rapine, ah Sono i certo, buoni a sì, anche Perugia, a in quel Umbertide, contesto no? sì, l'ho vissuto praticamente anche nel suo essere latitante, essere anche un cane rabbioso che voleva a tutti i costi cercare di sopravvivere in una Roma che l'ha ospitato notturna, metropolitana, che poi ho descritto nel mio film abbastanza bene, molto dettagliata, e lui aveva comunque questa legge di sopravvivenza, quindi doveva prendere delle prede per cercare di portargli gli orologi, i portafogli, tutto quello che aveva per mangiare, per Certo. andare avanti e quindi anche per comprarsi l'arma che poi è stata praticamente quella che ha colpito a morte il carabiniere, quindi insomma ho descritto, raccontato e ho vissuto, rivissuto sempre come mi capita quando ci sono questi fatti un po' particolari, quello che è stato un po' il mio passato reale, quindi Certo, insomma. ricordiamo poi il protagonista che era Massimo Bonetti, che saluto tra Massimo l'altro, Bonetti un grande interprete, un grande attore, insomma, ha tra l'altro interpretato un grande. magistralmente il ruolo di Luciano Liboni, è stato veramente bravo, devo dire. È credibile, ha creduto nel personaggio, perché molte volte si prendono attori che fanno un po' delle marchette e non credono in quello che fanno. Devo dire, Massimo ha creduto molto nel film e infatti il lupo era lui veramente, non potevo fatto la scelta migliore. In quel momento mi sono reso conto che era entrato nel ruolo in pieno ed ha portato, ha trascinato con sé tutti quanti, veramente un grande attore, devo dire, completo. È anche una gran brava persona, gran brava persona, cioè Massimo, che tra l'altro Veramente. saluto, diciamo, con Veramente. amicizia. E invece Sì, parliamo del era. peso dell'aria. Invece i protagonisti sono dei protagonisti piuttosto, tra l'altro qualcuno viene anche dalla fiction, tipo Giampiero Lisarelli, per esempio. Beh, Giampiero Lisarelli secondo me, ecco, è un po' errato dire che viene da fiction, perché lui viene dal branco di Marco Risi come primo film suo, come protagonista per la prima volta sullo schermo, film che poi è andato a Venezia. Giampiero è andato a Venezia con una prima volta sullo schermo con quel film e poi ha fatto anche L'odore della notte di Claudio Caligari, quindi viene dal grande schermo, poi è entrato nel piccolo schermo come tanti, purtroppo poi per la necessità di questo lavoro bisogna pur vivere, e ha Certo. fatto queste cinque serie di Carabinieri, però devo dire che io non ho visto 5 minuti di Carabinieri Lisarelli, ho visto il branco e l'ho apprezzato e l'ho scelto e lo stimo proprio per quello che ha fatto a livello cinematografico in quel contesto e come ripeto per la prima volta sullo schermo. Invece a proposito di prime volte abbiamo Brunella Denardo che è la protagonista femminile, che è la sua prima esperienza e devo dire abbiamo fatto una preparazione di 2 mesi e mezzo all'interno di Cinecittà Studios dove sono i nostri uffici ed è stato fatto un ottimo lavoro e devo dire sono soddisfatto, affiancato da un cast, comunque io faccio la parte dell'usuraio e quindi dal ruolo di Stefano Missiroli, poi abbiamo Claudio Angelini, Maurizio Angelini, abbiamo Vincenzo Crocitti, a proposito di, ecco, Sì, grandi di attori fiction, del del passato che passato, certo. insomma ricordiamo su Un borghese piccolo piccolo di il grande Alberto Sordi, faceva il figlio, poi Cinzia abbiamo Mascoli, Corinne Cinzia Clerì. Mascoli, Corinne Clerì che fa la mamma sì, della protagonista, insomma è un cast di tutto rispetto, attori che secondo me hanno creduto, come ripeto, a quello che è il contenuto della storia, quella è la cosa importante. Lunedì battiamo il ciak, iniziamo e quindi insomma, speriamo sicuramente che il gruppo che ho portato sia già amalgamato bene, io li faccio conoscere prima, facciamo delle letture perché quando si va sul set non ci devono essere prime donne o persone che non si conoscono, quindi è molto importante anche questo. Torniamo ancora, prima di finire di parlare poi del film, naturalmente voglio poi volevo sapere anche quando uscirà, insomma, quando è prevista l'uscita, eccetera, eccetera. Però torniamo ancora un attimo al tema principale del film, che è quello che parte poi proprio dalla precarietà. Quello che attualmente nella nostra società ci sono tanti giovani, poi dicono spesso il modo di dire di tutti è questo, le parole di tutti sono che i matrimoni, poi questa è la statistica tra l'altro, i matrimoni diminuiscono, i divorzi aumentano, ma non è soltanto un fatto di crisi di coppia, io penso che sia un discorso, in questo momento ci sono delle generazioni di giovani che guardano al futuro con un senso di precarietà e incertezza sicuramente a livello lavorativo. E,
questo è praticamente un giovane che si trova ad avere dei contratti non più a tempo indeterminato, ma contratti progetto, classici, adesso si chiamano Coco Pro, a progetto, erano i vecchi Coco, addirittura sì. Questo succede addirittura in posti incredibili, come per esempio addirittura il Ministero dei Trasporti, esiste la centrale operativa del Ministero dei Trasporti a cui hanno accesso praticamente tutti i dipendenti che lavorano per ditte esterne, che però hanno accesso ai dati sensibili di tutti gli italiani che hanno a che fare con la motorizzazione, e sono dipendenti che lavorano tutti a progetto, quando prima erano a tempo indeterminato, poi è fallita la società e sono stati riassunti a progetto. Questa è una cosa piuttosto grave che poi si è ripetuta, si ripete e si allarga a macchia d'olio. Tra l'altro ci sono delle aziende che hanno circa il 90% dei lavoratori a progetto, e più che un'azienda sembra quasi un'agenzia di collocamento. È vero. Quanto io penso che una cosa del genere, è chiaro che poi ti fa finire, sicuramente favorisce quello che la crescita dell'usura, naturalmente. Cosa ne pensi, Stefano, di questo? Io penso esattamente quello che hai detto tu, è non è un punto di vista ma è un teorema, è piena verità, è pura, perché poi adesso poi il contesto è diventato anche diverso da quello che poi sono state le cose che ho letto e ho sentito. Non c'è neanche più il vecchio usuraio che manda i due scagnozzi all'interno della struttura a chiedere i soldi. No, adesso fanno proprio un bonifico, come se fosse un mutuo, e se non arriva praticamente sul computer della banca dell'usuraio, parte subito la squadra d'azione e vanno a far saltare. Cioè, questa è una cosa inquietante ma purtroppo vera, e devo dire che ci sono cambiati anche i metodi, no? C'è stata l'evoluzione un po' su tutto e sono all'avanguardia anche loro, ma è una cosa inquietante purtroppo ma reale. Un'usura ormai informatizzata. Sì, infatti, e questa è una cosa che devo dire che comporta una problematica esistenziale non indifferente, ma bisogna fare qualcosa, secondo me, affrontarla, non aver paura, a parte i numeri verdi che ci sono, cercare certo. Pure di metterti in condizione di fare qualcosa di più, cioè quindi anche sul sociale, tirar fuori chi come noi ha la possibilità di portare avanti un contesto del genere, chi ha col potere dei media stesso discorso, quindi insomma bisogna fare un qualcosa, ognuno di noi deve fare qualcosa, perché è una brutta piaga e dobbiamo cercare di qualche modo di far valere quello che sono veramente dei valori che si possono trovare da qualche altra parte, non in queste casse che poi possono diventare veramente casse da morto, perché non ci si scherza, gente che non scherza assolutamente, quindi è molto importante riflettere su questa cosa. Guarda, io Stefano ti ringrazio comunque da parte mia e da parte anche dei nostri ascoltatori per il contributo che dà l'informazione, sicuramente cinematograficamente dai una grossa mano anche a noi che ci occupiamo sempre di problemi sociali, di attualità, di cronaca, ma soprattutto volta a salvaguardare poi i diritti dei più deboli, di persone che spesso non hanno voce, che vengono schiacciate dall'arroganza e dal potere di pochi eletti. E ringrazio questo... voi, perché senti, comunque è importante. Una cosa, quando è prevista l'uscita del film? Allora, sì, è prevista per febbraio 2008 probabilmente, perché tra il montaggio e tutto, prossimo anno sicuramente, adesso febbraio 2008 come data indicativa, poi a seconda potrebbe essere anche anticipata a gennaio, vediamo un attimino anche da quello che sono le uscite, perché noi siamo una piccola produzione e distribuzione. Ricordiamo la Poker Film proprio. È la Poker Film, sì, quindi è una produzione indipendente che è mia, di Carlo Bernabei, e facciamo forza su questa distribuzione e produzione, però insomma siamo andati con lupo in tutta Italia, abbiamo toccato tutti i capozona d'Italia e quindi lo faremo anche con questo, e l'abbiamo previsto per febbraio 2008, poi insomma, salvo complicazioni, ma mi auguro che non ce ne siano. Perciò ricordiamo che il primo Chuck proprio sarà lunedì. Sarà andato proprio a Guidonia. Sì. A Guidonia lunedì, insomma il 2 luglio, appunto. Sì, cioè lunedì prossimo, dopodomani. E sì. Naturalmente, per quanto riguarda invece l'uscita, poi io prenoto già una puntata che abbiamo già parlato. Tra l'altro, dedicheremo però interamente al film, insomma, quando sarà realizzato, chiaramente. Perfetto, la grande, benissimo. Bene, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. E in bocca al grazie lupo per tutto, insomma, per l'inizio di questo film, per l'inizio, soprattutto per l'argomento. Veramente, complimenti per l'argomento trattato, perché non è facile neanche da trattare, ecco, bisogna trattarlo anche con coraggio, ma oltre certo, che con professionalità. Bene, va bene, grazie ancora. Ciao giornata. Stefano, grazie e buona giornata. Bene, ritorniamo ancora con noi, ringraziamo Stefano Calvagna.